Buongiorno ragazzi, io sono Escobar, benvenuti sul mio canale, benvenuti ai nuovi iscritti. Siamo nel periodo delle vacanze, fra poco si avvicinano le vacanze, per chi è a scuola ovviamente non ancora, diciamo, ce ne sono, neanche per chi è all'università, perché ci sono gli appelli prima delle vacanze di Natale. Che rottura di coglioni, che rottura di grandi coglioni. Comunque, oggi di cosa parleremo? Parliamo praticamente dell'amicizia. L'amicizia è un qualcosa di effimero, no? In questo periodo mi è capitato un episodio. In pratica, una persona che non vedo da mesi si fa vivo per cosa? Perché è la sua festa di compleanno e vuole soldi per il regalo. Ovviamente, se tu non ti fai vivo da una vita, ti fai vivo solamente quando ti servono i soldi per il regalo, devi andare a fanculo. Perché? Perché devi andare a fanculo? Perché se sei una persona seria, sei un amico, ti fai vivo. Se invece non lo sei, sei uno stronzo, te ne andi a fanculo. Perché? Perché l'amicizia è comunque un qualcosa che deve continuare, persistere, e non può sparire, ritornare a convenienza per un regalo. No, questo mai. Sono arrivato alla conclusione che l'amicizia non è altro praticamente che qualcosa di effimero, legato all'interesse, nel senso che se c'è un interesse comune per cui praticamente si deve raggiungere uno scopo, ok, due persone si congiungono e cercano praticamente di raggiungere quello scopo facendo praticamente quella determinata azione. Invece, se non vi è alcuno scopo comune, o se non vi è alcuna cosa comune che vi lega, ma se siete soltanto amici, ovviamente, quella cosa vi andrà praticamente in certe posizioni. Cioè, in certi posti, non in certe posizioni, perché la posizione... comunque, non ci perdiamo in inutili chiacchiere. È un qualcosa di realmente effimero, l'amicizia. Sono pochi i casi in cui si trova una persona con cui praticamente poter condividere molte cose, che non ti parla dietro, eccetera, eccetera. Sappiamo tutti, comunque, all'interno del contesto italico, com'è la situazione. La maggior parte delle persone o ti parlano addosso o ti pugnalano. Diciamo, ti trattano una merda. Quindi è meglio comunque o stare da soli e trovarsi, che ne so, un compagno, una compagna, e in questo caso, nel mio caso, una compagna, perché sono eterosessuale, e starci insieme, magari instaurare un'amicizia. In quel senso c'è un'amicizia oltre che un rapporto comunque sentimentale, e riuscire comunque a mandare avanti le cose. Ragazzi, questo era una sorta di video sfogo al fatto che questo mi ha fatto veramente girare i coglioni, ma tanto, 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 tanto! Ci saranno ovviamente altri video sulla codefilia, altri video di questo genere, altri video di altro genere, tanto alla fine su sto canale ci carico quello che cazzo dico io. No problem, no? Chi mi vuole seguire mi segua, chi non no. Ovviamente siete tutti liberi di fare quello che pensate, scrivere nei commenti, iscrivervi, eccetera, eccetera. Ovviamente chi entra nel mio canale avrà tutto il mio supporto, nel senso che io come youtuber un video a settimana lo faccio e comunque voglio un gran bene ai miei iscritti, quindi di conseguenza se ci siete, mi fa piacere se ne siete tanti, se si può parlare con voi soprattutto su determinate tematiche, perché mi interessa soprattutto questo, parlare con voi, avere uno scambio di opinioni, scambio, sarebbe bello, tra noi. Ovviamente alcuni youtuber se ne fottono, altri diciamo sono concordi con il mio parere, io sono per il tipo del... parliamo tutti insieme, esprimiamo un qualcosa e condividiamolo e discutiamone. Sono sostenitore dei diritti delle donne, delle minoranze, eccetera, eccetera, quindi non ci sono problemi, nel senso non sono razzista. Sono sostenitore anche della, diciamo, diversi stili di pensiero, anche se io non sono vegan o sono comunque vegetariano, apprezzo comunque la scelta di coloro praticamente che hanno preso questa scelta, ok? Non è una costrizione per tutti essere in un modo, essere in un altro, l'importante è volersi bene e non uccidersi a vicenda, ovviamente per le guerre che sono successe, che stanno accadendo, e per i fatti storici avvenuti, l'uomo, come sappiamo, tende ad evolversi in un grande, grande cumulo di cacca. Ragazzi,
come ho detto, stiamo avvicinando le vacanze. Io vi faccio i più grandi auguri. E tanto ci rivediamo, altri video li faccio. Ok? Ciao ragazzi!